Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi è un nuovo tutorial. Vedete com'è bellissima questa maglia top, come la vogliamo chiamare, fatta con le braccia più scoperte, vedete, con un punto molto molto bello. Adesso vi faccio vedere come scende anche la parte delle maniche, come anche bello come viene questa maglia. E se volete potete anche andare e farla più lunga e farla come vestitino, perché non è come male l'idea. Vedete com'è bello? Questa idea l'ho presa perché una nostra amica mi aveva chiesto questa maglia e allora l'ho realizzata. E basta, cosa dire di più? Andiamo sul tutorial. Ok, per fare questa bellissima maglia io ho utilizzato questo bellissimo filato. Vedete? Questo è un filato scintilla, cotone lamè. 90% di cotone e 10% dell'urex. Vi dico che non fa male, è un bellissimo filato da lavorare. Io l'ho utilizzato con l'uncinetto del 3,5, vedete? Anche se c'è scritto qua l'uncinetto del 3, va bene anche 3,5, va benissimo. E se la presento con un gomito da 50 grammi, 120 metri, colore numero 4, bagno numero 10, bagnolotto numero 10, Tita Wall, vedete com'è bello. Questi filati li potete acquistare da Tony Boss Giove. Andate su Facebook o se no andate su Zeus Merceria e troverete tutti i colori, tutte le cose che avete bisogno. E se no andate nel mio box informazioni in basso e chi giustamente intanto mi dice non ha Facebook o non riesco ad andare, basta cliccate o sul link. Link, o se no basta prendere il numero di cellulare e loro Tony quando riesce vi risponde immediatamente, diciamo, e o se no gli scrivete un messaggio privato o su WhatsApp, dipende da voi che cosa quanto siete, che cosa vi interessa, cosa cioè, avete a vostra disposizione, cioè i colori. Per esempio io ho messo questo giallo, l'ho utilizzato, poi vedete c'è anche questo arancio, che bello, colore numero 3, bagno 10 o l'8, stesso gomitolo, sempre 120 metri, 50 grammi, vedete, sempre 90% di cotone e 10% dell'urex scintilla cotone lamè. E c'è anche il bianco, per esempio adesso ve li sto facendo vedere, ma se andate a vedere nelle recensioni ci sono vari colori che potete vedere e constatare. Questo è anche bellissimo, questo bianco. Il bianco è colore numero 1, bagnolotto numero 10, sempre 50 grammi, 120 metri, uncinetto da 3 o del 3,5 come ho utilizzato io. E sempre della scintilla, cotone lamè, 90% cotone e 10% dell'urex. Sono veramente dei filati bellissimi e io devo dire che mi trovo molto molto bene. E se vi piace anche a voi, acquistateli. Ricordatevi sempre che c'è il concorso aperto, ok? Bene, detto questo, passiamo al nuovo. Anzi, prima di passare, volevo anche dire che di questa maglia io ne ho utilizzate 270 grammi, ok? Per la maglia che abbiamo fatto. Bene, detto questo, lo ripeto, per la maglia ho utilizzato 270 grammi, perché a volte mi dite non lo dico, no, però se non vedete che io non lo dico, basta andare su box informazione, scorrete, io metto anche sia l'uncinetto, il numero del colore, dico anche la taglia, dico tutto, per cui basta leggere lì, non vi preoccupate che ci sarà sempre scritto. Detto questo, adesso passiamo al tutorial. Ok, per questa maglia che andremo a fare noi è un multiplo di 4 catenelle. Ok, noi adesso per la taglia 40-42 mettiamo su 160 catenelle diviso 4, vengono su 40 motivi. Ok? Per la taglia 42-44 noi mettiamo su 168 diviso 4, 168 sono le catenelle, diviso 4 vengono fuori 42 motivi. Per la taglia 44-46 io metto su 176 diviso 4, vengono su 44 motivi. Per
comprendete. Poi per la taglia 46 48 metto su 184 catenelle, diviso 4, vengono fuori 46 motivi. Per la taglia 48 50 metto su 192 catenelle, diviso 4, vengono fuori 48 motivi. Noi useremo l'uncinetto del 3,5, ok? Ricordatevi sempre, come vi dico sempre, di lavorare sempre con i numeri pari, perché così avete 40 motivi, 42, 44, 46, 48. Non avete difficoltà quando dobbiamo fare le maniche, perché vi trovate dispari, per cui cercate di fare in modo di fare sempre i numeri pari, i motivi pari, ok? Bene, detto questo, andiamo al lavoro. Ok, io ho messo su 160 catenelle, vedete? Vado alla prima catenella iniziale qui e faccio subito una maglia bassissima. Ok, bene, adesso facciamo. Ok, adesso facciamo 4 catenelle. 1, 2 e 3. 3 equivale a una maglietta e una catenella equivale a una catenella di separazione, totale 4, ok? Adesso saltiamo una catenella, andiamo nella successiva e facciamo una maglietta. Scusate, ho preso il filo sbagliato, scusatemi, eh. Vedete che anch'io sbaglio. Allora, stavo dicendo, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, più una di separazione, 4. Salto una catenella, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Così. Ok? Di nuovo, una catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Salto una catenella e faccio una catenella di separazione, vado a salto una catenella, vado nella successiva e faccio una maglietta. Una catenella di separazione, di nuovo saltiamo una catenella di base, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia bassa, maglietta. Una catenella di separazione e così via per tutto il giro, così. Facciamo il nostro giro con una catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3. Alla terza catenella iniziale facciamo una maglia bassissima. Bene, e questa abbiamo fatto la base. Ok? Adesso iniziamo il primo giro. Facciamo il primo giro. Facciamo una catenella, entriamo nel primo foro, facciamo la maglia bassa. Ok, adesso lavoriamo le doppie maglie alte. Facciamo intanto una catenella di separazione, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel foro successivo e usciamo le due, usciamo le due e usciamo le due. Due volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare la doppia maglietta, esco la due ed esco la due. Due volte il filo sull'uncinetto, sempre nello stesso foro, rientro, esco la due, scusate. Esco la 2, esco la 2, esco la 2, due volte filo sull'uncinetto e di nuovo rientro sempre dove ho fatto le tre doppie magliette, rientro e vado a fare la quarta doppia maglietta, esco la 2, esco la 2, esco la 2, vedete? Così. Una catenella di separazione, vado nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione, di nuovo andiamo nel foro successivo, andiamo a lavorare di nuovo le quattro doppie magliette. Entro, faccio una doppia maglietta, esco la 2, esco la 2, esco la 2, due volte filo sull'uncinetto, rientro, esco la 2, esco la 2, esco la 2, due volte filo sull'uncinetto, rientro, esco la 2. Esco la 2, esco la 2, e totale abbiamo già fatto 3.
Di nuovo, due volte filo sull'uncinetto, rientro nel stesso foro, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Totale abbiamo fatto 4 doppie magliette, una catena di separazione, andiamo nel foro successivo e facciamo una maglia bassa. Una catena di separazione, di nuovo andiamo nel foro successivo e facciamo le 4 doppie magliette. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. Rientro, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Rientro, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Due volte filo sull'uncinetto, di nuovo, rientro, esco la 2, esco la 2, esco la 2. Una catena di separazione, vado nel foro successivo, faccio una maglia bassa. Così, vedete? Di nuovo, una catenella di separazione, andate nel foro successivo, lavorate di nuovo le 4 doppie magliette. Una catena di separazione, nel foro successivo una maglia bassa. Una catena di separazione, 4 doppie magliette nel foro successivo. Così tutto il primo giro. Ok, finiamo il giro con una catenella, vedete, ho fatto le 4 doppie magliette. Adesso qui dove c'è una maglia bassa, entro, faccio una maglia bassissima, ok? E questo è il nostro primo, nostro giro, che è il nostro motivo, ok? Ok, io voglio, l'ho messo così perché voglio farlo vedere, vedete com'è venuto? Totale di questi motivi ne abbiamo 40, ok? Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ok? Bene, detto questo andiamo a fare il secondo giro. Ok, adesso nel secondo giro andiamo qui nella prima doppia maglietta, così entriamo così. Nel rovescio e facciamo una maglia bassissima, ok? Così, una maglia bassissima. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, equivale a una doppia maglietta. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella seconda doppia maglietta, entro sempre appunto sul rovescio, vedete? Facciamo una maglietta, una maglia doppiata a rilievo, sempre sul rovescio, ok? Ne abbiamo fatto totale 2, poi 2 catenelle di separazione, vado nella terza doppia maglietta, entro, vedete, sempre sul rovescio e vado a fare la doppia maglietta, vado nell'ultima doppia maglietta e così abbiamo lavorato le 4 doppie magliette al rovescio, vedete, un punto al rovescio, così. Adesso ripassiamo di nuovo, due volte filo sull'uncinetto, vado nella prima doppia maglietta, entro così, vado faccio il punto, il doppio punto alto al rovescio, vedete? Stiamo lavorando il punto a rilievo, vedete? Così, due volte filo sull'uncinetto, vado nella seconda doppia maglietta, entro sempre sul rovescio, e vado a fare una doppia maglietta sempre al rilievo, vedete? 2 catenelle di separazione e vado a lavorare le altre due doppie magliette, due le abbiamo già lavorato, 2 catene di separazione, vado nella terza doppia maglietta al rilievo, faccio sempre al rovescio e vado a fare una doppia maglietta. Due volte filo sull'uncinetto, vado nell'ultima doppia maglietta, faccio sempre il punto al rilievo, se al rovescio. E vado a fare la doppia maglietta così, vedete? Di nuovo, ve lo faccio vedere di nuovo. Due volte filo sull'uncinetto, vado nella prima doppia maglietta, entro così, vedete? Esco e vado a fare la doppia maglietta. Vado nella seconda doppia maglietta, sempre al rilievo, lavoriamo sul rovescio, entro e vado a fare la doppia maglietta e lavoriamo sempre la doppia maglietta. Ok, aspettate che qua non è uscito tutto il filo. Niente, aspettate, lo rifaccio. Doppia maglietta a rilievo, sempre sul rovescio. 2 catenelle di separazione.
Prendo 2 8 fila sul uncinetto e vado a lavare l'altezza a doppia maglia alta, sempre a rilievo sul rovescio. 2 volte filo sull'uncinetto e vado a lavorare la quarta doppia maglia alta, sempre la lavoro al rovescio. Vuol dire che stiamo lavorando tutti i punti doppio alto rilievo, vedete? E questo è il nostro secondo giro. Dobbiamo lavorare tutti i giri così, cioè primo e secondo giro, primo e secondo giro. Adesso andiamo nella doppia maglia alta successiva, entriamo sempre sul rovescio e vado a lavorare la doppia maglia alta 1. Vado nella successiva, sono due doppie magliette, 2 catenelle di separazione e vado a lavorare altre 2 magliette, un doppio magliette, 1 e 2, sempre sul rovescio, vedete? Vedete? E abbiamo lavorato tutte le 4 in doppia maglietta. Adesso di nuovo andate direttamente 2 volte più su un uncinetto, nella prima doppia maglietta lavorate una doppia maglietta a rilievo sul rovescio, lavorate la seconda doppia maglietta a rilievo, scusate, 2 catene di separazione, di nuovo andate a lavorare la terza doppia maglietta a rilievo sul rovescio, la quarta doppia maglietta a rilievo sul rovescio e così via per tutto il secondo giro. Vedete? Questo è il secondo giro. Ok, finisco il giro, vedete? 2 doppie magliette, 2 catenelle, 2 doppie magliette, sempre lavorato sul rovescio, vedete? Perché facciamo il punto a rilievo sul rovescio, ok? Si lavorerà sempre sul rovescio, ok? Punto a rilievo sul rovescio. Adesso andiamo alla quarta catena iniziale, 1, 2, 3 e alla quarta, questa. Facciamo una maglia bassissima. Ok, noi praticamente il nostro giro è dal primo al secondo giro. Vediamo se, scusate, vi faccio ok, così. Dal primo al secondo giro. Adesso ripetiamo il primo giro. Prima di iniziare il primo giro, volevo farvi vedere come è venuto il nostro lavoro. Vedete come viene? Viene così. Adesso andiamo a fare il primo giro di nuovo. Ok. Il primo giro ricominciamo e facciamo una catenella, entro qui, vedete? Qui dentro, così, entro e faccio una maglia bassa, così. Adesso una catenella, prendo 2 volte il filo, vado qui dove ci sono le 2 catenelle di separazione, vedete? 2 doppie magliette, 2 catenelle di separazione, 2 doppie magliette, entro qui dove ci sono le 2 catenelle di separazione, entro e faccio 4 doppie magliette. 1. Scusate, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4 e abbiamo fatto 4 doppie magliette. Adesso una catena di separazione, vedete qui che abbiamo finito con le 2 catene di separazione, vado qui così, ok, entro e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado, salto queste 2 doppie magliette, vado dove ci sono le 2 catene di separazione, entro qui e faccio 4 doppie magliette, 1, rientro 2, entro 2, rientro 3, rientro 4. Abbiamo fatto 4 doppie magliette, una catena di separazione, salto 1, 2, vado qui, vedete? Qua ci sono le 2 catene di separazione, qua è la fine, vedete? Dove ci sono le 2 doppie magliette, 2 catene di separazione e 2 doppie magliette. Vado qui, entro, centro e faccio una maglia bassa. Di nuovo, una catenella di separazione, vado, salto 2 doppie magliette, vado dove ci sono le 2 catene di separazione, entro e faccio qui dentro 4 doppie magliette, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4.
Abbiamo fatto 4 doppie magliette, una catenella di separazione, salto 1, 2, vado qui, al centro qui, entro e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione, di nuovo salto 2 doppie magliette, vado dove ci sono le 2 catene di separazione, faccio 4 doppie magliette, una catena di separazione, salto 1, 2, al centro qui, faccio una maglia bassa, una catena di separazione, salto 1 e 2 dove ci sono le 2 catene di separazione, faccio 4 doppie magliette. Questo è il primo giro di nuovo. Finito tutto il primo giro, poi il secondo giro andate a fare come abbiamo fatto prima, 2 doppie magliette al rilievo, 2 catene di separazione, 2 doppie magliette al rilievo, sempre sul rovescio. Il secondo giro dovete fare uguale, vedete? Primo e secondo giro uguale, poi ci ritroviamo qui. Allora, io prima vi avevo detto di fare sia il primo che il secondo giro. No, invece ho sbagliato, facciamo solo il primo giro, perché il secondo giro iniziamo a fare un'apertura di una manica, ma non serve solo per mettere la manica. Poi l'apertura dopo è un modello un po' strano, però lo capite dopo che cosa facciamo. Adesso dobbiamo, praticamente abbiamo 4, 40 motivi, ok? Noi ne lavoriamo adesso 5, ok? Vi faccio vedere. Stavo dicendo, noi adesso, scusate, allora, noi adesso abbiamo fatto il primo giro, vi ricordate? Il primo e il secondo l'abbiamo fatto già, poi abbiamo fatto di nuovo il primo giro, adesso noi abbiamo 40 motivi, ok? Noi dobbiamo lavorare 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 motivi con il secondo giro, per cui entriamo, facciamo una catenella, scusate, stavo sbagliando, entro così. Ok, entro, faccio una maglia bassissima e faccio le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Adesso vado a lavorare 5 motivi, 1, 2, 3, 4 e 5 con il secondo giro. Sapete, le 2 doppie magliette, lavorate sempre appunto il rilievo, scusate, lavorate alla doppia maglietta al rilievo sempre sul rovescio. Ok, 1 e 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a lavorare altre 2 doppie magliette, sempre lavorato appunto a rilievo, sempre al rovescio, 1 e 1, 2. Ok, adesso niente, oggi ragazzi vedete che anche me, oh, aspettate che non, oh, adesso dovete seconda doppia maglietta, dimenticate il filo, ok, abbiamo lavorato il primo, il secondo giro, lavorate le 2 doppie magliette a rilievo, 2 catene di separazione, 2 doppie magliette a rilievo. Adesso ne vado a lavorare, intanto questa è la prima, seconda, terza, quarta e quinta. Quando arrivo a quinto qui vi faccio vedere come continuare. Ok, ho fatto le 40 catenelle, adesso saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, qua c'è il segnapunti, entriamo direttamente qui, dopo il segnapunti, entriamo e andiamo a lavorare di nuovo il nostro secondo giro, che è il motivo. Sempre le 2 doppie magliette, punto a rilievo al rovescio. 2 catenelle di separazione e di nuovo le 2 doppie magliette a rilievo sempre sul rovescio. Così. E abbiamo già lavorato un motivo. Vedete? E questo è uno. Le 40 catenelle con i motivi. Poi adesso andiamo, lasciamo. Andiamo a lavorare, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo a lavorare adesso 10 motivi, ok? Allora, abbiamo lasciato 10 motivi, abbiamo fatto le 40 catenelle e siamo andati qui al dopo il segnapunto, abbiamo fatto l'unione, sempre nel secondo giro. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo a lavorare il secondo giro. Quando siamo qui, vi faccio vedere di nuovo come continuare.
Io in totale ho lavorato adesso, allora, 1, 2, scusate, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siamo a segna punti. Adesso andiamo a fare di nuovo 40 catenelle, ok? 1, 2, 3, e continuiamo così fino ad arrivare alle 40 catenelle. Chi ha fatto più grande, naturalmente, ricordate sempre che è multiplo di 4, per cui se avete lasciato 12 o 16 motivi, ricordate che dovete fare 16 per esempio per 4, ok? O 12 per 4, 10 per 4, così. Ecco, adesso io vado a fare invece 40 catenelle. Adesso ho fatto le 40 catenelle, vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lasciamo queste 10, andiamo qui dove segna punti e andiamo a fare gli ultimi motivi. Entriamo sempre così, usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2. Adesso andiamo a fare sempre i nostri motivi fino alla fine. Praticamente 1, 2, 3, 4, 5, perché 5 l'avevamo già iniziato prima. Se vi ricordate, ok? Andiamo a finire questo lavoro qua, il secondo giro. Ho lavorato, vedete, ho iniziato con il primo giro, come sapete, l'abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5. Adesso faccio la catenella, vado qui dove c'è la doppia maglietta, l'ultima, faccio una maglia bassa. Una catenella e adesso andiamo a lavorare dove ci sono le catenelle, vedete? Qui dentro, sempre due volte filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella, andiamo nella successiva e andiamo a fare quattro doppie maglie alte, 1, 2, sempre nella stessa catenella, 2, rientro 3, rientro 4, così, poi facciamo una catenella, poi saltiamo una catenella di base, vedete una, andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa, così, una catenella di separazione, di nuovo andiamo, saltiamo una catenella, andiamo nella successiva, andiamo a fare di nuovo 4 doppie magliette, 1, rientro 2, sempre nella stessa catenella, lavoriamo le 4 doppie magliette, 2, poi, scusate, rientro 3, sempre nella stessa catenella, 3, rientro 4, una catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione e così via, dobbiamo lavorare fino ad arrivare qui. Saltate una catenella, andate nella successiva e fate 4 doppie magliette. Una catenella di separazione, saltate una maglia, andate nella successiva e fate una maglia bassa. Una catenella di separazione e così via. In totale dovete ritrovarvi di nuovo con 10 gruppi. Chi ha fatto, naturalmente, come me, che ha fatto 40 catenelle, ok? Se abbiamo lasciato qui 10 gruppi, qui vi dovete trovare di nuovo 10 gruppi. Ok? Andiamo a fare tutto fino ad arrivare qui e poi vi faccio vedere come continuare. Ok, come vedete abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella, vado qui dove c'è una doppia maglietta, faccio una maglia bassa. Vedete? Adesso una catenella e continuiamo di nuovo adesso a lavorare normalmente, lavorando tutto. Le 10 motivi, quando arrivate qua sapete che dovete fare una maglia bassa e poi qua di nuovo i 10 motivi. Ormai ve l'ho fatto vedere, non serve rifar vedere di nuovo tutto. Poi quando arrivate qui alla fine del giro chiudiamo e vi faccio vedere come cosa fare. Adesso finiamo tutto il primo giro. Io ho finito, vedete, il secondo giro. Ok? Adesso dobbiamo aumentare, vi faccio vedere. Stiamo ricominciando di nuovo il primo giro, ok? Sapete che il gruppo è fatto dal primo e secondo giro. Adesso entriamo, faccio una maglia bassissima, faccio una catenella, entro così e faccio una maglia bassa. Ok, una catenella di separazione, due volte filo sull'uncinetto, andiamo qui dove c'è il foro delle due catenelle di separazione, questo ormai lo sapete. Invece di fare
Facevamo 4 doppie magliette, adesso ne facciamo 6 doppie magliette. Per cui entro, faccio, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Di nuovo rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2 e siamo già a 2. Vedete? Di nuovo rientro, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Di nuovo rientro. Esco da 2, esco da 2, esco da 2. Abbiamo già fatto 4 doppie magliette, 1, 2, 3, 4. Di nuovo rientro, vado a fare la quinta doppia maglietta. Rientro, vado a fare l'ultima doppia maglietta. Totale 6 doppie magliette. Vedete? Totale 6 doppie magliette. Una catenella di separazione, andate qui, saltate le due doppie magliette, andate qui come sempre e andate a fare una maglia bassa. Una catenella di separazione, poi di nuovo dove ci sono le due catenelle di separazione, andate a fare sempre 6 doppie magliette. Adesso dobbiamo lavorare sempre così, per cui tutto il giro dovete lavorare con le 6 doppie magliette, una maglia bassa, scusate, 6 doppie magliette, una catenella, una maglia bassa, una catenella e di nuovo rientrate, andate a fare di nuovo 6 doppie magliette, così tutto il primo giro. Nel secondo giro, ve lo dico già adesso perché sennò non sarà lungo poi il lavoro. Nel secondo giro noi facevamo 2 doppie magliette al rilievo sul rovescio con 2 catene di separazione, di nuovo 2 doppie magliette a rilievo sul rovescio. Invece quando andate a fare il secondo giro andate a fare primo 1 2 3 doppie magliette al rovescio, sempre appunto a rilievo con 2 catene di separazione, di nuovo 3 doppie magliette sempre al rovescio sul rilievo. Vedete? Invece ne avvenne 2 come abbiamo fatto qua, 2 e 2, abbiamo 3 2 catene di separazione e 3 doppie magliette. Ok? Per cui il primo giro fate 6 doppie magliette, nel secondo giro 3 doppie magliette con rilievo al rovescio, 2 catene di separazione, di nuovo 3 doppie magliette a rilievo al rovescio. Passate di nuovo nel foro successivo, fate di nuovo nel motivo successivo, fate di nuovo 3 doppie magliette, 2 catenelle, 3 doppie magliette sempre a rilievo. Dobbiamo lavorare sempre a rilievo. Per cui adesso il primo giro andate a fare 6 doppie magliette, una catena di separazione, una maglia bassa, 6 doppie magliette, una catena di separazione, maglia bassa e così via nel primo giro. Nel secondo giro invece di trovarvi 2 doppie magliette a rilievo, 2 catenelle, 2 doppie magliette a rilievo, ne trovate 3, 2 e 3. Ok? Bene, facciamo così, poi vi dirò quanti gruppi ho fatto io. Bene, io totale ho fatto, ve lo faccio vedere da qua dalla manica, così potete seguirmi. Abbiamo fatto, se vi ricordate, un giro con le 3 magliette, 2 catene, scusa, le 3 doppie magliette, le 2 catene di separazione, 3 doppie magliette. Il primo giro, il secondo giro, idem con le catene di separazione, e ho fatto 1, 2, poi ho fatto 3. E quando sono al secondo giro ho iniziato a fare, praticamente abbiamo fatto due gruppi, un primo e secondo giro, di nuovo primo e secondo giro, poi ho ricominciato di nuovo il primo giro e adesso ho fatto il secondo giro solamente 1, 2, 3, 4, 5 gruppi del secondo giro. Ok, perché stiamo per dividere la manica. Se vi ricordate, avevamo già fatto la divisione della manica, però questa è la parte in alto. Avevamo già incominciato a dividere 5, iniziamo a contare 1, 2, 3, 4 e 5, perché poi quando finiamo di qua ci ritroviamo di nuovo 10 motivi. Ok? Per cui divido, conto qua 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso andiamo a contare. Questo è il secondo giro che stiamo chiudendo del secondo motivo, ok? Per cui iniziamo a fare la manica. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io poi vado qui. Questo è il mio, dove io devo allacciarmi la manica. Vedete? Questa poi verrà fatta così. Della manica, ok? E chiudiamo.
ve lo faccio vedere bene così. Allora, abbiamo lavorato il secondo giro, 5 gruppi, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Li saltiamo, ok? Li saltiamo. Adesso facciamolo direttamente, così almeno non vi confondete. Adesso prendiamo l'uncinetto, ok? Mettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto. Allora ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5. Anzi, no, scusate, mi stavo dimenticando. Prima di andare a chiudere la manica, andiamo a fare 4 catenelle. Le 4 catenelle sapete che è il multiplo di 4 catenelle, per cui mettiamo solamente 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Se lo dovete fare più grande, basta mettere 8 catenelle, non esagerate troppo perché se non vi sembra bene troppo grande. Però quando io dico di provare le cose, provate sempre, fate le 4 catenelle, andate a riunire con la prima catenella e poi provate sulla maglia. Se è perfetta, allora potete continuare. Se vi sembra un po' stretta, mettete 8 catenelle perché il multiplo di questo lavoro è di 4 catenelle, ok? Adesso noi mettiamo solamente 1, 2, 3, 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e contiamo, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado qui, vedete, dove c'è il segnapunti, entro così e vado a lavorare sempre il mio secondo giro. Esco la 2, esco la 2, esco la 2. 2 volte filo uncinetto, vado a lavorare le 3 doppie magliette, 2 e 3. Ho lavorato 3 doppie magliette, ok? Scusate un attimo, prendo il filo, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e di nuovo vado a lavorare le altre 3 doppie magliette, 1, 2 e 3. Ok, adesso andiamo al totale, dobbiamo lavorarne 10 e vedete la manica l'abbiamo costruita. Adesso dobbiamo lavorarne, adesso lo metto così, lavorarne 10. Una l'abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lavoriamo fino a qui. Fino a qui, ok? Lavoriamo questi 10 motivi. Quando arriviamo a lavorare questi 10 motivi, vi faccio vedere di nuovo la parte dell'altra manica che noi dobbiamo lasciare. Vedete, dobbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qua mettiamo il nostro segnapunti, che è l'altra parte della manica. Per cui adesso noi cosa facciamo? Lavoriamo 10 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando arriviamo qua vi faccio vedere come continuare. Ok, bene, io ho lavorato da quando abbiamo riunito, vedete, con le 4 catenelle, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ho lavorato 10 motivi, sto facendo il secondo giro, come sapete. Adesso facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Andiamo a riunire l'altra parte della manica. Contiamo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qua siamo, vedete, al decimo motivo. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado qui, dopo il segnapunti, nella prima maglia, come sempre, vado a fare una doppia maglietta. Sempre a rilievo perché lavoriamo sempre così. Vedete? E abbiamo riunito la seconda parte della manica. Andiamo avanti, lavoro le altre 2 doppie magliette, totali come sempre 3, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo 3 doppie magliette, 1 1, 2 e 3. Vedete? E quella manica che abbiamo riunito. Adesso andiamo a lavorare
Le ultime 5, vedete, una l'abbiamo lavorato e lavoriamo il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. E poi andiamo a riunire il nostro lavoro. Vedete? Andiamo a finire adesso il giro con i 5 gruppi da lavorare. Uno l'abbiamo lavorato perché abbiamo riunito la manica. Lavoriamo il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e poi ci ritroviamo qua. Ho lavorato nei miei ultimi 5 gruppi, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado qui adesso alla quarta catenella iniziale, 1, 2, 3, 4 e faccio una maglia bassissima. E come vedete abbiamo, adesso tiriamo su il filo, vi faccio vedere come praticamente abbiamo riunito il nostro lavoro. Vedete? Questa è la parte del nostro lavoro, della manica. Questa è la manica, questa è la parte così, il nostro lavoro, vedete com'è bella? Ok, vedete? Adesso vi allargo un po' di più, così lo vedete. Questo così, vedete com'è bella? Questa è la parte del nostro corpo, di qua e di qua. Adesso andiamo a fare, ricominciamo dal primo giro. Adesso lavoriamo questa parte qui perché dobbiamo piano piano scendere il lavoro e vi faccio vedere. Adesso incominciamo dal primo giro. Però allora volevo dire che praticamente provate la maglia come sempre. Se vedete che mi viene larga, iniziate come faccio io perché io la voglio un po' più stretta, non continuerò di più di nuovo con le 6 doppie magliette, ma ricomincio come all'inizio con le 4 doppie magliette e il secondo giro 2 doppie magliette, 2 catene, 2 doppie magliette, come abbiamo all'inizio del lavoro, vi ricordate questa parte qui? Per cui ricomincio di nuovo non più con 6 doppie magliette, ma solamente con 4 doppie magliette. Però chi la vuole un po' più larga può continuare sempre con le 6 doppie magliette, poi secondo giro 3 doppie magliette, 2 catene, 3 doppie magliette, come abbiamo lavorato questo pezzettino fino adesso. Chi invece la vuole un po' più stretta ricomincia come sempre 4 doppie magliette, poi secondo giro 2 doppie magliette, 2 catene, 2 doppie magliette, come avevamo fatto all'inizio. Vedete qua? Vedete? Questa parte qui. E poi abbiamo fatto 3 doppie magliette, 6 doppie magliette, poi secondo giro 3 doppie magliette, 2 catene, 3 doppie magliette. Invece io adesso ricomincio come abbiamo fatto all'inizio del lavoro. Ok? Bene, detto questo, adesso continuiamo. Facciamo una catenella, rientro qui dentro così e faccio la maglia bassa. Una catenella. E di nuovo prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo qui dentro e facciamo le 4 doppie magliette. Uno, vado un po' più veloce perché a me lo sapete come si lavora, eh? 2, 3 e 4. Una catena di separazione, andiamo qui, 1, 2, 3, saltiamo, andiamo qui e facciamo una maglia bassa. Una catena di separazione e di nuovo andiamo dove ci sono le catene di separazione, facciamo le 4 doppie magliette, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, di nuovo 4 doppie magliette. Arriviamo qui e poi vi faccio vedere come continuare. Ok, lavoriamo questi 5 gruppi. Ok, ho lavorato, vedete, 5 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, sono arrivata qui dove c'è la manica. Adesso faccio la catena di separazione, vado qui dove c'è una doppia maglietta, entro e faccio una maglia bassa. Una catenella di separazione, vado qui, salto una maglia, vado nella seconda catenella, vado a fare le 4 doppie magliette, 1, rientro 2, rientro 3 rientro 4 così, una catenella di separazione, saltiamo una maglia bassa, una catenella, andiamo nella seconda catenella che è qui, facciamo una maglia bassa così. E abbiamo praticamente ricostruito il motivo. Di nuovo una catenella di separazione e adesso andate a lavorare tutti i 10 motivi come sempre.
Quando arrivate qui dovete fare di nuovo una maglia bassa dove c'è la doppia maglietta, poi saltate una catenella, nella seconda catenella successiva lavorate le 4 doppie magliette. Se fate invece con 4, se dovete invece lavorare che continuate con le 6 doppie magliette, lavorate sempre le 6 doppie magliette dentro la catenella. Una catenella di separazione, poi saltate una catenella, nella catenella successiva fate una maglia bassa e così via, poi tutto il giro fino al finire. Andiamo a finire tutto il giro, ok? Ok, io ve lo faccio vedere lo stesso. Sono arrivata qui nell'altra parte della manica, perché così non vi sbagliate, vedete? Allora, scusate la voce. Chi ha fatto come me le 4 doppie magliette e fa una catenella di separazione, va qui alla prima doppia maglietta, fa una maglia bassa. Ok, però chi va a continuare, vuole continuare con le 6 doppie magliette perché la deve fare più grande, qui nel foro fate sempre 6 doppie magliette, poi una maglia bassa e una catenella, di nuovo saltate una catenella, andate nella successiva e andate a lavorare qui le 4 doppie magliette, o chi fa la maglia più grande le 6 doppie magliette, ok? Chi la fa più grande, chi invece la fa come me può lavorare le 4 doppie magliette. 3. Scusate. E una 4. Mette sempre nello stesso catenella. Poi una catenella di separazione, saltiamo una catenella, andiamo nella successiva, facciamo una maglia bassa. Una catenella, di nuovo adesso andate a finire il motivo lavorando le ultime 5, vedete 1, 2, 3, 4, 5. Fate una maglia bassissima e poi vi faccio vedere. Dai. Finisco il giro con la maglia bassa, vado qui dove c'è la maglia bassa, faccio una maglia, scusate, finisco il giro con una catenella, vado qui dove c'è la maglia bassa, faccio una maglia bassissima. E questo è il nostro primo giro. Vedete adesso? Ve lo faccio vedere come è venuto il lavoro. Ok, mettiamo bene il lavoro così vi rendete conto. Questa è la manica, questa è la manica, vedete? E questa è la parte del davanti, che adesso non male servisce perché sta facendo il punto, vedete? Questa è la parte del corpo 1 e 1 2. Questo va a scendere così. Vedete? Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Ecco, vedete? Questa è la manica, tutta la manica. Questa è la parte del corpo, manica. La parte del corpo è questa, scusate. Vedete? Adesso piano piano va a scendere. Adesso sapete che questo lavoro si fa il primo e il secondo giro. Adesso andate a fare il secondo giro, come sempre. Ok, chi ha lavorato come me 4 doppie magliette lavora 2 doppie magliette a rilievo sul rovescio, 2 catenelle, 2 doppie magliette sul rovescio a rilievo. Poi andate direttamente qui. Invece, chi ha fatto con le 6 doppie magliette lavora 3 doppie magliette, 2 catenelle, 3 doppie magliette sempre su a rilievo sul rovescio. Ok, bene. Detto questo, io dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io. A dopo. Prima di dire quanti gruppi ho fatto io, ricordate che abbiamo appena fatto il primo giro, andate a fare il secondo e ricordate sempre che il gruppo è dal primo al secondo giro, primo e secondo giro, ok? Adesso andiamo a fare il secondo giro, poi vi dirò dopo quanti ho fatto di gruppi. Ok, il totale di gruppi ho fatto da parte da quando l'abbiamo chiuso, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gruppi. Totale ho fatto, vedete? Ho finito, anzi no, scusate, 9-10 gruppi totale. Ok? Adesso nascondo il filo e poi vi faccio vedere tutta la maglia completa. Ok, la maglia l'abbiamo realizzata, vedete come è venuta bene, è proprio bella, eh? E questa io naturalmente l'ho fatta alla lunghezza desiderata della mia figlia, ma voi potete ancora continuare la vostra lunghezza. Lei la voleva corta, normale, per mettere sotto un paio di jeans, e voi potete ancora andare più lunga. Adesso
Niente, cosa dire? Io spero che vi sia piaciuto questo bellissimo progetto. Ringraziamo la nostra amica che ce l'ha richiesto tantissime volte e finalmente l'abbiamo realizzata. E cosa dire? Se vi è piaciuta e vi piace veramente così tanto, 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 mettete like e commentate, commentate, commentate. Vi ricordo che presto ci sarà un nuovo tutorial. Vi ricordo anche che c'è un concorso che scade il 30 aprile. Quello dei gomitoli, vi ricordate la lotteria? Che entro il 30 aprile chi acquista da Tony Boss Giove avete un numero da me, per cui vedete di vincere questo un chiletto di filato 500 da Tony e 500 da me. Cosa dire? Buona fortuna! Ah, un'altra cosa, c'è anche un bellissimo barattolino di miele che il nostro amico Silvio Mora, un amico di Tony Boss, ci mette a nostra disposizione per questo bellissimo concorso. Cosa dire, ragazzi? Chi vinca è migliore. Un bacio, ciao ciao!